Piacerebbe, se la cosa vi stuzzica, poter fare insieme a voi una meditazione che è molto speciale. E ancor più mi piacerebbe se alla fine di questa meditazione noi potremmo fare una condivisione di questa esperienza. Con l'ausilio, con il grande aiuto di tre musicisti, è stato fatto un CD con una musica molto particolare. E su questo CD c'è la mia voce. Durante la meditazione io passerò vicino ad ognuno di voi e vi farò un dono energetico. Allora chiudete gli occhi, un bel respiro. Non cercate tanto di ascoltare il senso delle parole, svuotatele e associatele proprio al ritmo della musica. Si annuncia. Carovane di cammelli si muovono lente sulle pietre del deserto. Nel cielo scarlatto, il sole, tinto di rubino, si ferma un istante sospeso sull'acqua e affonda dentro l'orizzonte lontano e silenzioso. Vapori caldi salgono dal mare scintillante e si diffondono nell'aria fresca che dondola appena. Veloce, incedo lungo il sentiero impervio sul fianco della montagna. Fumose schiume di polvere ocra si alzano intorno ai miei sandali tringanti. Mi fermo a riprendere fiato, risistemo lo scialle di lana sul capo e con slancio riprendo il cammino. Scivolando nei colori del tramonto ormai avanzato, giungo alla grotta e mi entro. 11 uomini, illuminati dal bagliore di un braciere acceso, si affrettano senza rumore alcuno accanto alla mia veste. Intimi frusci i loro corpi che si piegano in cerchi. Il mio cuore batte forte, le guance sono tese. Mi siedo anch'io e aspetto. Sei arrivato, maestro. 12 cuori ti accolgono e battono all'unisono con il tuo. Io ti guardo e le mie membra sussultano, protendendosi al tuo sguardo. Ti siedi in mezzo a noi, proprio a me accanto, e io sento salire per le nari il tuo profumo di nardo e di cedro. La bellezza si fa carne quando ci sei. L'abbandono a questo oblio mi cattura. E più nulla rimane dentro me, non il mio nome, non un pensiero, solo il suono del mio. È amore condiviso, il pane ancora caldo che compare a me nelle tue mani. Lo spezzi piano e piano appoggi il santo grano nelle nostre bocche dischiuse. Al centro delle mie mani una coppa di luce trabocca di acqua freschissima. Silenziosi e raccolti, gli 11 uomini si alzano e ad uno si disegnano. La magia si ripete come ogni sera, un misterioso rituale che commuove fino alle lacrime. È soave, come la danza dell'aria e del sole, con le spighe di grano. Esse sedotte si abbandonano a quell'accadere e l'amplesso è l'evento.